In Dead Rising 4 vestiremo i panni del noto fotoreporter Frank West, già apprezzato nel primo Dead Rising e in Off the Record, che si troverà a 52 anni suonati alla ricerca di un nuovo scoop che possa renderlo famoso in tutto il mondo. Risvegliatosi da un incubo nel cuore della notte, il buon Frank, seppure riluttante, viene convinto dalla sua allieva Vic a tornare a Williamette per indagare su una base militare del posto. Il nostro protagonista, dopo 16 anni, è ancora convinto di poter dimostrare che sotto all'esplosione delle ultime epidemie zombie ci sia il governo americano. Nella cittadina del Colorado, intanto, l'epidemia infuria da 6 settimane ed è comparsa una nuova organizzazione nota come Obscuris, interessata a qualcosa presente in città. All'interno dei 7 casi che compongono il gioco, vi ritroverete a entrare in contatto con altri sopravvissuti e scoprirete addirittura dei collegamenti con il primo Dead Rising. Dead Rising 4, nonostante le diverse definizioni che ha avuto, si pone principalmente come un sequel in tutto e per tutto. La trama, come detto, si lega leggermente al passato. Il gioco ha una base da More of the Same vero e proprio, pur proponendo allo stesso tempo qualche novità, in un gameplay che comunque non sente il peso degli anni e risulta ancora oggi divertente e appagante. La novità maggiore è rappresentata dalle exotute, esoscheletri in grado di garantire a chi li indossa una forza sovraumana e una resistenza senza pari e molte possibilità a costo di una durata limitata, che ci costringerà a non perdere mai di vista le spie. Quando inizieranno a lampeggiare di rosso, l'energia sarà agli sgoccioli e bisognerà correre ai ripari prendendo delle specifiche torrette in grado di ricaricarle, trovando un potenziamento per garantire una durata maggiore della batteria e infondere nuove capacità alle proprie exo, oppure preparandosi a ritornare a combattere da semplice umano. Oltre ai classici zombie, superstiti ostili, dovrete vedervele anche con degli zombie evoluti e con i soldati dell'organizzazione Obscuris. Anche in questo nuovo episodio, poi, ritroviamo i grandi classici dell'amata serie, come un'ampia gamma di armi e veicoli che i giocatori potranno combinare per fronteggiare orde di zombie impazziti. Gli attacchi caricano uno speciale contatore che, se portato al massimo, permette l'utilizzo di un particolare colpo in grado di sconfiggere più velocemente i nemici più forti. Ritorno assai gradito è quello della macchina fotografica che, oltre a permetterci di scattare foto, possiede un analizzatore di spettro che evidenzia elementi non percepibili a occhio nudo, un filtro notturno e una modalità indagine, utile in alcune missioni dove vi sarà richiesto di trovare degli indizi per risolvere un mistero. Il tutto sarà utile anche per i punti, che vengono assegnati normalmente ogni qualvolta si sale di livello e possono essere spesi per sbloccare nuove abilità. L'albero delle skills è molto più profondo, con possibilità di arrivare a spendere un massimo di 100 punti complessivi. In Dead Rising 4, gli psicopatici del terzo capitolo sono sostanzialmente mutati nei cosiddetti maniaci. Si tratta di superstiti che hanno perso la ragione sotto la pressione psicologica dell'epidemia, si muovono in gruppo tra le strade di Williamette e hanno un capo, ma non risultano pericolosi o particolarmente divertenti da affrontare. Altra nota dolente è rappresentata proprio dalla difficoltà. Si passa infatti troppo velocemente dall'essere appena in grado di concatenare una serie degna di combo al compiere invece degli incredibili massacri con estrema facilità. In tal senso non aiutano nemmeno le semplificazioni della mancanza dei limiti di tempo, con la conseguente assenza di un ciclo giorno e notte reale che vada a modificare il comportamento degli zombie. A tutto questo si aggiunge una quantità esagerata di oggetti curativi e cibi, tanto da averci dato la possibilità di finire l'avventura principale senza mai morire. Esattamente come i suoi predecessori, anche Dead Rising 4 è pieno di missioni secondarie, di schemi e di collezionabili, ma è proprio qua, nelle side quest, che Dead Rising 4 ci ha deluso. L'ultima fatica di Capcom Vancouver rimane esageratamente legata al passato e non prova a proporre qualcosa di realmente inedito. A nostro avviso, diversificare la struttura delle attività secondarie, ampliandone il numero, la base e gli obiettivi, era invece assolutamente fondamentale. Salvare superstiti e liberare alcune zone dall'infestazione zombie dopo un po' porta inesorabilmente a noia. Tecnicamente, il gioco riesce a muovere su schermo un numero di personaggi assolutamente incredibile, cercando di mantenere i 30 fps costanti. Il più che problematico framerate del capitolo precedente è solamente un brutto ricordo. Non abbiamo assistito a vistosissimi cali, ma soltanto ad alcuni rallentamenti qua e là, soprattutto in alcuni punti critici dove ci siamo ritrovati a utilizzare speciali armi e veicoli su vasti gruppi di nemici. Più che sufficiente anche il lavoro svolto sulle enormi ambientazioni, che risultano sufficientemente dettagliate e le cui texture sono state inserite con di causa. Sia chiaro, il gioco non brilla per le proprie capacità tecniche, ma il miglioramento generale è reale e apprezzabile. Discorso diverso invece per l'ottimo comparto sonoro, che vede un mix esplosivo dei soliti lodabili effetti sugli oggetti presenti su schermo e una vera e propria soundtrack natalizia. Tali musiche si rivelano tanto assurde quanto ben integrate nel contesto.
Il doppiaggio italiano è un po' zoppicante e mostra un lavoro complessivamente accettabile su alcuni personaggi, sia durante il gioco che durante le cutscene, mentre risulta mediocre in altri casi, a causa soprattutto della scarsa attenzione data alla sincronizzazione generale. Nota negativa invece per l'IA, forse l'unico punto in cui il gioco non ha fatto dei reali passi in avanti. L'intenzione di Capcom di inserire una coop a 4 giocatori all'interno di un possibile seguito era chiaro già dopo poco tempo il rilascio di Dead Rising 3, e così è stato. Si tratta di una serie di missioni di sopravvivenza da affrontare insieme ad un massimo di altri 3 giocatori. Riceverete un nuovo elenco di missioni e attività all'inizio di ogni diversa giornata che comporrà l'episodio. Ognuno di questi si concentrerà su un'area specifica della mappa. L'intero Megaplex risulta liberamente esplorabile, ma la maggior parte delle missioni di ciascun episodio si svolgerà nella medesima zona. Avrete la possibilità di scegliere tra 4 diversi personaggi, ma come al solito, al di là del personaggio scelto, le armi da mischia potranno comunque essere raccolte ovunque. La storia dei 4 personaggi si arricchirà di dettagli con l'avanzare dei diversi casi disponibili. Il giocatore comincia all'interno di una casa sicura, in cui sarà possibile acquistare oggetti per la propria salute e armi prima dell'aprirsi delle porte e dell'arrivo dei nemici, e si concluderà sempre in quella che viene definita safe house. A fine giornata vi verrà comunicata la posizione del rifugio successivo che dovrete raggiungere prima dello scoccare della mezzanotte. In generale, la base del gioco risulta molto simile a quella già apprezzata nella Infinity Mode del primo capitolo della saga. Completando le prove della modalità multigiocatore, si sbloccheranno nuovi oggetti letali e schemi per la costruzione di speciali armi combo chiamate combo dorate. La modalità è complessivamente ben costruita e divertente. Inoltre, grazie ai modificatori del punteggio ed alcune limitazioni, si pone per certi versi come una sfida anche più stuzzicante rispetto a ciò che la produzione offre nella campagna principale. Dead Rising 4 è un buon prodotto, in grado di risolvere parzialmente i problemi tecnici che affliggevano il capitolo precedente. Il gioco riesce a divertire grazie alla solita libertà d'azione e alle svariate possibilità di distruzione di zombie che mette a disposizione del giocatore. A tutto ciò si unisce un pregevole lavoro sul comparto multigiocatore, non solo in grado di intrattenere, ma che risulta anche sviluppato con una certa cura. Le pecche che non permettono alla produzione Capcom Vancouver di presentarsi realmente come la grande rinascita del brand vanno ricercate in una semplificazione generale a nostro avviso eccessiva, ad alcune sentite mancanze e a un lavoro sulle attività secondarie poco più che sufficiente. Assolutamente consigliato però a tutti i fan della saga che difficilmente comunque rimarranno delusi.